La rivolta dei trattori, von der Leyen, ritireremo la proposta sui pesticidi, agricoltori vanno ascoltati, Meloni, una vittoria anche italiana. Il ministro Nordio al TG1, mai lasciata sola la famiglia Salis, al lavoro per garantire detenzioni in Ungheria in linea con norme europee. Il Qatar ha risposta positiva di Hamas su tregua, il gruppo insiste, cessate il fuoco permanente, Israele, morti 31 degli ostaggi a Gaza. Ancora violenza a scuola, studente di 16 anni accoltellato nel Milanese, arrestato un 18enne, la lite forse per una ragazza. Illegittime le trascrizioni di figli delle coppie di donne, la Corte d'Appello di Milano accoglie il ricorso, procura, intervenga il legislatore. Trento, ucciso l'orso M90 poco dopo il decreto di abbattimento di Fugatti, era pericoloso, l'ira degli animalisti. Re Carlo ricompare in pubblico dopo l'annuncio del tumore, incontro con figlio Harry arrivato dalla California, Sunak, malattia diagnosticata presto. Sanremo sul sipario, l'attesa e l'emozione dei 30 big in gara, ascolteremo tutti i brani, apre Clara, chiude il 3, sul palco dell'Ariston anche la campionessa di sci Federica Brignone, tra poco Amadeus e Mengoni in diretta al TG1. Sulla trattativa per gli ostaggi, il Qatar annuncia il sì di Hamas che dice spirito positivo ma serve il cessate il fuoco totale. Blinken no all'escalation del conflitto. Prosegue la protesta degli agricoltori a Strasburgo. Ursula von der Leyen annuncia ritiriamo il provvedimento sui pesticidi, dobbiamo ascoltarli, trattori in presidio alle porte di Roma. Giorgia Meloni, il ritiro della proposta di legge sui pesticidi è una vittoria italiana, l'opposizione e governo fuori dalla realtà hanno voltato le spalle agli agricoltori. Carlo ha un cancro, ha iniziato le cure, l'annuncio di Buckingham Palace a pochi giorni dal ricovero del sovrano, il principe Harry è tornato a Londra. Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato all'uscita della scuola a Rozzano nel Milanese, è fermato un 18enne, ritrovato l'arma, la vittima non sarebbe in gravi condizioni. Abbattuto in Val di Sole l'orso M90, l'operazione dopo il via libera della provincia di Trento, il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, l'abbattimento non può essere l'unica soluzione. Prima serata del Festival di Sanremo, subito tutti e 30 i brani, esordio come co-conduttore al fianco di Amadeus e di Marco Mengoni, vincitore della passata edizione. La presidente Rai Marinella Soldi annuncia, la finale sarà trasmessa in Ucraina. L'annuncio del Qatar, sì di Hamas, l'intesa per gli ostaggi, Blinken a Doha dopo la tappa in Egitto, lavoriamo per evitare l'escalation, domani in Israele per incontrare Netanyahu. La protesta dei trattori a Strasburgo, bloccate le strade davanti al Parlamento europeo, von der Leyen stop al regolamento sui pesticidi, gli agricoltori vanno ascoltati. Figli di due mamme, la Corte d'Appello di Milano ribalta la decisione di primo grado, le trascrizioni sono illegittime, sull'atto di nascita solo il nome della madre biologica. Studente di 15 anni accoltellato all'uscita di scuola nel Milanese non è in pericolo di vita, a ferirlo un 18enne, dietro l'aggressione forse la lite per una ragazza. Regno Unito in apprensione per Carlo III, ha già cominciato le cure per il cancro. Harry a Londra in visita al padre. Dopo l'incontro il re lascia Buckingham Palace assieme a Camilla. Saremo al via sul palco dell'Ariston, 30 big in gara a condurre la prima serata con Amadeus. Marco Mengoni in conferenza stampa cantano assieme Bella ciao, siamo antifascisti. All'uso ridotto dei pesticidi, il presidente della Commissione europea von der Leyen fa marcia indietro e tende la mano agli agricoltori. Incentivi con sussidi per voi. Soddisfazione del governo. Il premier Meloni, vittoria italiana. Ma la rivolta dei trattori non si placa. Mezzi fermi alle porte di Roma in vista della grande marcia. Raduni da nord a sud. Violenza a scuola, dopo gli episodi di botte ai prof e l'accoltellamento della docente a Varese da parte di un alunno di 17 anni, uno studente di 16 colpito con un fendente fuori da un professionale del Milanese. Stretta in arrivo. L'ipotesi del ministro Valditara di presidiare gli istituti a rischio con la polizia. Troppe aggressioni, la presenza dello Stato può aiutare. A
battuto l'orso M90 che si era avvicinato a una coppia in Val di Sole. Dopo il via libera della provincia di Trento, il presidente Fugatti ha firmato il decreto. Era pericoloso per la sicurezza pubblica. Una squadra del corpo forestale è entrata in azione, ha identificato il plantigrado, lo ha prelevato e ucciso. L'ira degli animalisti. Il re ha un cancro, il Regno Unito in ansia si stringe intorno a Carlo che inizia il percorso di cure contro il tumore scoperto durante l'intervento alla prostata. Fonti di palazzo, male trattabile, la prognosi è incoraggiante. Il principe Harry, senza la famiglia, arriva a Londra per stare vicino al padre. Su William e Camilla il peso di rappresentare la corona negli appuntamenti ufficiali. Il rebus abdicazione. La storia del pensionato multato per aver riparato una buca stradale a Monza. Il giudice di pace ha accolto il ricorso, annullando la sanzione da quasi 900 euro. Volevano punirmi perché non avevo l'autorizzazione al lavoro, dice il 72enne. Sono contento del lieto fine, tutti mi hanno dato ragione. Il comune è stato condannato a pagare le spese processuali. Buonasera, da prima pagina ancora violenze tra giovanissimi e poi novità che arrivano dal Medio Oriente. Vediamo subito i fatti principali nei nostri titoli. Davanti ad un istituto professionale nel milanese un 18enne accoltella un altro ragazzo di appena 16 anni. L'aggressore è subito fermato, la vittima non è in pericolo. Dopo la professoressa ferita a Varese, un nuovo grave episodio che coinvolge giovanissimi, sempre meno capaci di gestire rabbia e frustrazione. Dopo quasi 20 giorni non si ferma ed è pronta ad entrare a Roma la protesta dei trattori che anche nel resto d'Europa accende i riflettori sulla sofferenza dell'agricoltura. La presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia il ritiro della legge sui pesticidi e sostegni al settore. Meloni, una vittoria anche italiana. Il Qatar annuncia apertura di Hamas all'accordo per gli ostaggi a Gaza, ma solo in cambio di un cessate il fuoco totale. Lo Stato ebraico chiedono l'impossibile. Blinken a Doha ne discuterà domani con Israele. Biden, ci stiamo ragionando. Mar Rosso, i cavi internet sottomarini nel mirino dei ribelli. La fine del mercato tutelato porterà bollette della luce più basse a 4 milioni e mezzo di persone. La riduzione media sull'elettricità sarà di circa 73 euro l'anno. Il ministro Pichetto, le aste sono andate bene, la concorrenza porta vantaggi agli utenti. Appalti pilotati a Roma, 4 persone ai domiciliari con l'accusa di corruzione e traffico di influenze illecite, tra loro anche Gabriele Visco, 51 anni, fino al 2023 dirigente di Invitalia e figlio dell'ex ministro delle Finanze Vincenzo Visco, che commenta: sono molto sorpreso. Il tumore del re Carlo è stato diagnosticato in tempo ed è trattabile, rassicura il premier Sunak, ma il regno è sotto shock e si interroga sul futuro della monarchia a pochi mesi dall'incoronazione. Occhi puntati su William, in apprensione per la salute della moglie. Anche Harry torna per incontrare il padre. Duro colpo per Donald Trump. La Corte d'Appello di Washington ha stabilito che l'ex presidente non gode di immunità nel processo per i tentativi di ribaltare il voto nel 2020, culminati nell'assalto a Capitol Hill. Giovedì, all'esame della Corte Suprema, il nodo relativo alla sua ineleggibilità. Un tumore allo stadio iniziale individuato in tempo. Il premier Sunak a rassicurare i britannici sulla malattia di re Carlo. L'ipotesi abdicazione per ora è lontana, ma il regno è in ansia. In campo i figli, William è pronto per gli appuntamenti pubblici. Harry è arrivato a Londra e ha incontrato il padre che subito dopo ha lasciato la capitale per la residenza di Sandringham. La battaglia dei trattori, l'Europa apre agli agricoltori, la von der Leyen ritira la proposta di regolamento che dimezzava l'uso dei pesticidi e promette incentivi con sussidi. Soddisfatta la Premier Meloni, una vittoria anche italiana, allo studio per una riduzione di tasse, ma la protesta non si ferma. Coltellate davanti a scuola, un 16enne è stato colpito all'uscita di un istituto professionale di Pieve Emanuele alle porte di Milano, fermato un giovane di 18 anni. Varese, premeditata l'aggressione dello studente alla prof, un ragazzo problematico, forse qualcuno potrebbe averlo manipolato. A
Ha ucciso mio figlio, 4 anni sono troppo pochi, la rabbia della mamma di Valentino. Aveva 15 anni, attraversava la strada in bicicletta, fu investito da un 32enne senza patente, ubriaco e con precedenti che potrebbe cavarsela con una condanna lieve. Procura e difesa si sono già accordate per il patteggiamento, il giudice deciderà venerdì. Appalti pilotati, consulenze e mazzette. Inchiesta della Procura di Roma, 4 le persone agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione e traffico di influenze illecite. C'è anche il nome di Gabriele Visco, figlio del ministro delle Finanze nei governi Prodi e D'Alema. Fino a pochi mesi fa lavorava come funzionario a Invitalia. L'orso M90 abbattuto dagli uomini della forestale nei boschi del Trentino era considerato pericoloso, si avvicinava troppo alle persone. Per questo il presidente della provincia Fugatti aveva firmato l'ordinanza tra le proteste degli animalisti. L'intelligenza artificiale svela i segreti degli antichi papiri di Ercolano carbonizzati nell'eruzione del Vesuvio del 79 a.C. Grazie alle nuove tecnologie, 3 giovanissimi ricercatori sono riusciti per la prima volta a tradurre interi brani, scritti dedicati alla musica, al cibo e ai piaceri della vita. Il premier del Qatar annuncia in una conferenza stampa col segretario di Stato americano Blinken, Hamas ha detto sì all'accordo con Israele per una tregua prolungata a Gaza e allo scambio tra gli ostaggi e i detenuti palestinesi nei carceri israeliani. Domani Blinken sarà in Israele, da dove però cominciano a filtrare primi giudizi almeno perplessi. C'è un sì, è vero, di Hamas, ma l'organizzazione palestinese avrebbe posto condizioni impossibili. Non cessano per ora i combattimenti. Biden dice siamo al limite con le proposte di Hamas, ma ci stiamo ragionando. Davanti al Parlamento europeo, riunito a Strasburgo, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, fa marcia indietro. Gli agricoltori vanno ascoltati, dice, e propone il ritiro del piano per dimezzare i pesticidi. È una vittoria anche italiana, dice Giorgia Meloni, di ritorno dal Giappone. Sulla stessa linea Salvini, ma da parte dell'opposizione si attacca, rivendicano una scelta già bocciata. E c'è l'annuncio di Schlein di un incontro con i leader degli agricoltori il 16. Il caso Stellantis arriva nei palazzi di Roma, giornata di impegni per il numero uno, il presidente del gruppo automobilistico, John Elkann, che ha incontrato Mattarella, Giorgetti, il governatore di Banca Italia. Incontri programmati da tempo, si fa sapere da Torino, ma insomma è una coincidenza perlomeno singolare, nel tentativo di rassicurare sul futuro dell'azienda in Italia dopo le parole del capo operativo Tavares su Italia la produzione. È stato abbattuto in Trentino l'orso Sonny, M90, il suo nome in codice, che viveva in Val di Sole. La soppressione è decisa dal presidente della provincia Fugatti dopo il parere favorevole dell'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Era considerato pericoloso per l'uomo. Proteste forti delle associazioni animaliste che hanno annunciato manifestazioni e azioni legali. Anche il ministro Pichetto Fratin dice ci bisogna trovare altre soluzioni, non può esserci solo quella. Re Carlo ha scelto la strada della trasparenza con i suoi sudditi, oggi è ricomparso in pubblico dopo l'annuncio del tumore. Le telecamere lo hanno ripreso a bordo di un'auto al fianco di Camilla mentre rientrava a Buckingham Palace da Clarence House, dove aveva incontrato il figlio Harry, precipitosamente rientrato dalla California. Carlo è andato in elicottero a Sandringham, qui proseguirà le cure. Iniziano a circolare voci su una possibile abdicazione in favore del primogenito William.